Amiche e amici di Federcanoa, siamo in diretta da Catania perché tra poche ore inizierà qui il grande weekend scudetto di Canoa Polo. Sarà un weekend importante per tutta la canoa, anche in Val di Sole, slalom e discesa saranno impegnati e poi nelle settimane prossime torneranno in acqua tutte le specialità. Ma qui a Catania, Canoa Polo, e non potevamo trascurare qui la presenza di Luca Bellini, protagonista con la maglia azzurra e campione d'Italia in carica con il Chiavari. Luca, sei arrivato qui in questo straordinario palcoscenico per la Canoa Polo. Innanzitutto, quali impressioni in questa location che davvero respira Canoa Polo già da diverso tempo? Sì, no, le impressioni sono buone. Avevamo testato il campo gara già l'anno scorso, prima del mondiale, al torneo premondiale. Vedo che è stato migliorato ancora qualcosina nell'organizzazione, quindi sono sicuro che sarà 1 o 2 giorni logisticamente importante. Ecco, voi come squadra campione d'Italia vi presentate chiaramente con la volontà di rimanere su questo gradino più alto del podio. Quest'anno ci sono state delle avversarie che vi hanno messo in difficoltà, però immagino, insomma, che l'obiettivo sia necessariamente quello di riconfermarsi. Sì, assolutamente, siamo qua per riconfermarci, siamo qua per vincere. Non sarà facile perché i playoff non sono mai facili. Abbiamo chiuso il campionato primi da imbattuti, però molto probabilmente lungo la corsa incontreremo squadre con cui fatichiamo, perché comunque abbiamo fatto 2 pareggi con Posillipo e Catania e probabilmente li incontreremo sul cammino, quindi sarà complicato. Come al Mondiale Siracusa, il caldo sarà un fattore anche qua in questi 2 giorni, quindi bisogna essere bravi a gestire l'energia, a stare calmi, a riuscire a esprimere il nostro gioco. Ecco, hai parlato di Siracusa, del mondiale dello scorso anno. C'era un clima straordinario per l'Italia, quindi una nazionale azzurra trascinata alla vittoria mondiale, lo ricordiamo, in finale contro la Francia. Quest'anno però per i Chiavari questo clima così positivo che era presente a Siracusa per lo scorso anno sarà un'ostilità, perché voi arrivate qui da nemici, dei padroni di casa, del Catania e comunque delle squadre che proveranno a strapparvi questo titolo. E poi dobbiamo dirlo, i campioni, i vincitori sono sempre i più antipatici perché vincono. Quindi insomma, sarà un qualcosa questo clima che quest'anno potrebbe essere a vostro sfavore. Certo, sicuramente, però insomma lo sappiamo, lo sport è così, si gioca in casa, si gioca fuori casa, qua siamo molto fuori casa, però cercheremo di trarre vantaggio anche da questa cosa. Ecco, per quanto riguarda il programma di questo fine settimana, domani le prime partite e poi domenica in diretta streaming sul canale Facebook della Federazione, tutte le finali anche del campionato femminile, dove la Polisportiva Canottieri Catania proverà a raggiungere un risultato storico. 5 vittorie consecutive in un campionato italiano, un qualcosa che non è mai riuscito a nessun'altra squadra in precedenza. Quindi anche per quanto riguarda il panorama femminile ci sarà davvero da battagliare. Che dire, Luca, per chi avrà la possibilità? Chiaramente l'invito di essere qui a Catania per vedere questo straordinario sport e per scoprire quale sarà la squadra campione d'Italia al maschile, al femminile, poi anche under 14 e under 18. Una piccola annotazione sui giovani: under 14, under 18, campionati giovanili che stanno crescendo anche in fatto di numeri. Importante il contributo che avete dato voi e continuate a dare con le vittorie di questa nazionale. Sì, questo assolutamente. Ovviamente la nazionale è la punta di tutto quello che è il movimento, quindi vincere è sempre importante perché ovviamente crea entusiasmo attorno al movimento. Però credo che si stia facendo un ottimo lavoro, anche un buon lavoro anche a livello federale, appunto su tutte quelle che sono le categorie under, che sono fondamentali, sono importantissime, sono il bacino della futura nazionale e comunque dei futuri club. Quindi dobbiamo continuare sicuramente su questa linea, lavorare tanto sui giovani e migliorarci sempre di più anche sotto questo aspetto. E allora, grazie a Luca Bellini, campione del mondo con la maglia della nazionale azzurra, campione d'Italia con il Chiavari. Ti lasciamo alla preparazione della canoa, agli ultimi allenamenti. In bocca al lupo per questo fine settimana. E Grazie. naturalmente ci rivediamo sempre qui su Federcanoa TV, su Facebook e sul nostro portale federcanoa.it. Alla prossima!
Amiche e amici di Federcanoa.it, siamo a Catania, come potete vedere alle nostre spalle, ma anche, visto il nostro cappellino, qui c'è un sole pazzesco. Siamo con Fabrizio Messina, lo conoscete tutti, il PD Rivale, insomma, è una sua creatura. Fabrizio, grande, come dice lo speaker, spettacolo che continua. Che cosa ci dobbiamo aspettare in questi due giorni? Ah, è un weekend importantissimo questo qua, lo aspettiamo da un anno. Da quando è stato assegnato il playoff a Catania e si gioca di tutto, si gioca molto più che un campionato italiano, perché una vera e propria città si è mobilitata affinché questo playoff maschile, femminile, under 18 e under 14 potesse riuscire al meglio. Tutta la Sicilia ci ha sostenuto, tante società da Palermo a Siracusa hanno aiutato il Circolo Canoa Catania, lo Yomar Club Catania a realizzare questa splendida manifestazione. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Ecco, anche in diretta su Facebook, peraltro gli speaker qui al Campo Gara stanno intervistando adesso il presidente del CONI regionale, quindi a sottolineare proprio che tutto lo sport siciliano è presente qui. Ecco, Sicilia, facciamo un attimo un discorso legato alle squadre di casa, Sicilia che si presenta qui con grandi ambizioni, Fabrizio, perché deludere di fronte al proprio pubblico, insomma, non è chiaramente nelle vostre volontà. Si spera, per quanto riguarda la Sicilia, di portare a casa il titolo tricolore femminile, ma anche un pensierino al maschile, insomma, questa regione lo fa. Sì, la Polisportiva Canottieri Catania, sia maschile che femminile, sta tentando il colpaccio. Le donne hanno concluso in testa la regular season, mentre invece la Polisportiva Canottieri Catania, Ortea Palace maschile al secondo posto. Dietro di loro anche il Marina di San Nicola, lo Yomar Club Catania per il maschile, nel femminile anche il Gruppo Sportivo Canoa Catania e il Circolo Nautico Palermo. Insomma, tante belle realtà siciliane in questa splendida location che è il porto di Catania, che abbiamo fatto rivivere attraverso il playoff di Canoa Polo. Ecco, attraverso questa nostra telecamera facciamo vedere un po' il grande palcoscenico che avete organizzato. Lì sotto c'è il Chiavari, campione d'Italia, che si sta consultando nel pretorneo. Ci sono i vari hangar dove le squadre si stanno allenando. Sotto qui invece c'è la formazione catanese al femminile che si sta preparando. Insomma, femminile che si sta... Noi ti lasciamo... Scusate la diretta, noi ti facciamo andare tra pochissimo. Ovviamente, eccoci qui, domani saremo in diretta su Facebook e poi chi invece vorrà essere qui, naturalmente lo spettacolo è tutto a Catania. Sì, ovviamente vi aspettiamo qui al porto di Catania tutt'oggi e tutto domani fino alle 19.30, quando ci saranno poi le fasi finali. Io invito tutti quanti sugli hashtag, ce li ho messi nella maglietta, li inquadriamo. Sono qua, organizzare un evento come questo. PD Rivà, cose da fatti a Catania, questo gli hashtag della finale scudetto. Allora Fabrizio, ti lasciamo andare al lavoro, eccolo qui il tricolore. Si lotta per il tricolore. Esatto, e allora... Esatto. Siamo in diretta dal campo 2, dove è appena finita la partita under 14 LNI Ancona contro Circolo Nautico Posillipo. Una vittoria schiacciante, direi 7-1 per la LNI Ancona, vero? Sì, è vero, abbiamo fatto una partita contro il Posillipo, abbiamo giocato tutti abbastanza bene e sono molto fiero della mia squadra. Qual è il segreto che voi applicate sia dentro che fuori il campo per vincere così? Naturalmente degli intensi allenamenti sono alla base per vincere, però è molto importante comunque essere una squadra unita, quindi rispettarci e accettare le differenze che abbiamo. Quindi la ricetta per una squadra perfetta, pure la rima, è essere uniti e anche duro allenamento e forza di volontà. Andrea, senti, ma qual è la squadra che temete di più in questa finale playoff per il titolo under 14? Detto sinceramente, la squadra che noi che tutti noi un po' temiamo è il Circolo Nautico Nazario Sauro. Perfetto. Dai, noi vi lasciamo alla continuazione della vostra giornata. In bocca al lupo per le prossime partite. Mi raccomando, ci vediamo poi sul podio, eh.
sta per iniziare la sfida. Sta per iniziare la sfida tra Pro Scogli Chiavari e Canoa Club Napoli. Sfida di ritorno, meglio, seconda sfida tra Chiavari e Napoli. La sfida che ha aperto questo splendido weekend di Canoa Polo, i playoff di Canoa Polo nella splendida cornice di... Siamo con Stefania ed è la ragazza che gioca all'interno della squadra della Marina Mercantile Nazario Sauro. Stefania, com'è andata questa partita che avete appena disputato? Secondo me è andata bene, abbiamo giocato bene, direi possiamo giocare anche meglio, quindi direi bene. Qual è il vostro punto di forza in campo? Siamo bravi in difesa e ce la caviamo anche abbastanza bene, direi, in attacco. In che ruolo giochi? Io gioco principalmente in linea e sì, principalmente in linea centrale. Cosa vuol dire? Tu sei l'unica ragazza che gioca in una squadra di soli maschietti. Cosa vuol dire giocare con i ragazzi e quindi essere, insomma, la donna che guida il gruppo? È brutto perché comunque essendo in minoranza a volte posso avere anche idee contrarie, quindi sono sola a difendere le mie idee, però comunque mi faccio rispettare, non mi faccio mettere i piedi in testa. Tragica, Stefania. Qual è il vostro obiettivo come squadra per questo playoff e cosa vuol dire per voi essere arrivati fino qui? È una grande traguardo secondo me essere arrivato fin qua e per noi puntiamo sicuramente al primo posto, poi vedremo. Grande Steffi, dagli! Robby occhio 9, Robby 9! Gabri occhio 2! Nostra andiamo! Forza andiamo Muli! Uno sul centrale, gli altri due laterali, via! 21 quest'anno con la senior, quali sono le differenze che hai notato maggiormente? Sicuramente ci sono avversari più grandi e quindi diventa più complicato, però la mia squadra mi aiuta a superare queste difficoltà, mi dai dei consigli, dei suggerimenti e quindi è un ambiente coinvolgente e mi sto trovando bene. C'è una giocatrice o un giocatore al maschile a cui ti ispiri o che comunque insomma hai sempre ammirato e che vorresti magari un giorno emulare anche dal punto di vista dei risultati? Sì, il mio allenatore è Stefano Bucci, perché oltre ad essere un grande giocatore sa spiegare molto bene, è paziente, anche quando facciamo magari delle stupidaggini in squadra, lui sì, lì per lì ci sgrida, però lo fa per farci crescere. E quindi vorrei diventare forte come lui un giorno. D'accordo anche tu? Sì, io volevo aggiungere anche Gianmarco Spacca e Luca Bellini. Amiche e amici di Federcanoa.it, siamo ancora in diretta da Catania, si sono conclusi i quarti di finale del torneo maschile dei playoff Scudetto, siamo in compagnia con Paolo Di Martino e Andrea Bertelloni che per ora sono tranquilli, amici e non si stanno prendendo a botte, diciamo così scherzosamente, però poi si ritroveranno in semifinale perché una delle semifinali sarà proprio Posillipo contro Chiavari, l'altra invece sarà il big match tra Polisportiva Canottieri Catania e Iomar Derby Catanese. Cominciamo dal Posillipo, Andrea, se sei d'accordo, a Paolo Di Martino. Allora Paolo, com'è andata questa fase per quanto riguarda i quarti di finale e che cosa ti aspetti per la semifinale contro il Chiavari? Il quarto è andato bene, bene per la mia squadra di ragazzi, cioè sono contento soprattutto per loro. Io di semifinali e di quarti ne ho fatti tanti, però con una squadra così giovane mai fatta, quindi sono contento soprattutto per i miei ragazzi che hanno ottenuto questo risultato e si vanno a giocare per la prima volta una semifinale di campionato con una squadra che è come il Chiavari, contro la quale ho giocato tante volte, perso, vinto, quindi sarà sicuramente una squadra, una partita bellissima. E allora Chiavari, campione d'Italia in carica, Andrea Bertelloni, chiaramente siete qui a Catania per riconfermarvi, com'è stato l'avvicinamento a queste semifinali, ve l'aspettavate più difficile oppure qualche sensazione diversa? Ma abbiamo giocato contro l'ottava classificata, quindi la classifica parla già da sé, era un incontro abbastanza abbordabile, e abbiamo vinto in solo due partite, e abbiamo giocato la prima partita quindi eravamo un po' da risvegliare, ma poi tutto sommato è andata bene.
Ecco, adesso però contro Posilli, poi insomma abbiamo sentito Paolo Di Martino agguerrito nel tentativo di strappare proprio l'accesso alla finale al Chiavari, campione d'Italia in carica. Contro il Posilli poi insomma bisognerà pagaiare forte e non sbagliare sotto porta. Sì, è un match che era la storica finale di un tempo, adesso è la semifinale. Loro hanno un buon straniero e un buon team, conosciamo l'allenatore, quindi sarà una bella lotta. Ecco, allenatore Rodolfo Vastola, che li conosce benissimo perché li ha guidati al successo mondiale in quel di Siracusa lo scorso anno, che ricorderete tutti. Paolo, torno da te. In caso di vittoria per Chiavari o Posillipo, comunque la finale sarà contro una squadra di Catania, quindi sicuramente in finale ci sarà un clima infernale per la formazione che riuscirà ad arrivare all'appuntamento conclusivo. Clima torrido peraltro anche dal punto di vista climatico, per cui i 30 gradi sono superati abbondantemente. Sì, devo dire la verità, il clima è l'ultimo dei nostri pensieri, che tanto per fortuna Napoli non fa caldissimo di questi tempi. Il lago dove ci alleniamo è l'inferno, il lago d'Averno è caldissimo, quindi diciamo già trovare acqua fresca per noi è un vantaggio. Siracusa e il pubblico a me non hanno mai spaventato né nelle finali né in altre situazioni. Dovrà essere mia responsabilità e quella dell'allenatore riuscire a far stare anche tranquilli i nostri ragazzi, quindi se loro stanno tranquilli sono sicuro che qualcosa di buono faranno in entrambe le situazioni. Un ultimo messaggio direttamente agli avversari, ad Andrea Bertelloni prima delle semifinali, che cosa dici? In bocca al lupo. Andrea, tu come rispondi? Voglio crepi. E allora, da Catania per il momento live è tutto. Vi ricordo che domani le finali saranno in diretta sempre qui sul canale social Facebook della Federazione. Noi ci fermiamo, vi invitiamo però a seguire su federcanoa.it tutti gli aggiornamenti da Catania e anche dallo slalom e dalla discesa, che sono a Mezzana e a Caldessi impegnati per i campionati italiani. Quindi è tutto e buon proseguimento sempre in compagnia di federcanoa.it. Grazie. Da Catania siamo in compagnia con Martina Anastasi e Ada Prestipino, in rappresentanza della Polisportiva Canottieri Catania e del GS Canoa Catania, le due squadre finaliste per l'assegnazione dello scudetto della squadra senior femminile 2017. E Martina, da amiche ad avversari in acqua, e che cosa si proverà domani? Quali sono i vostri obiettivi? Come Polisportiva naturalmente andrete a centrare gli scudetti? Come obiettivo chiaramente della Polisportiva è lo scudetto, siamo amiche fuori dal campo, in campo domani lo saremo un po' meno, e lo spirito del gioco è quello alla fine di rispettare l'avversario, di dare il meglio con tanto fair play. Ada, vi ritroverete poi la prossima settimana in acqua, invece nella stessa squadra, perché ci sarà il raduno in preparazione ai War Games di Wroclaw. Tra l'altro è la prima volta che una squadra femminile c'entra l'accesso appunto a questa importante Olimpiade degli sport non olimpici. Sì, sì, per noi è la prima volta, infatti siamo gasatissime e non vediamo l'ora. Il nostro raduno inizia martedì, anche se domani giocheremo contro, saremo avversarie, ma già da lunedì siamo amiche, ci comporteremo da compagne noi, ma anche con le nostre compagne delle altre società. In realtà alla fine siamo tutto un gruppo unito e giochiamo contro solo in quei 20 minuti della partita. Al 29esimo minuto siamo già una squadra nazionale e pensiamo al risultato di World Games. Martina, il movimento femminile è in forte crescita, soprattutto grazie allo slancio mondiale che avete avuto lo scorso anno qui nel campo di Siracusa. È stato un ottimo quinto posto, quindi come vedi la crescita del movimento della canoa polo per quanto riguarda voi donne? Allora, da due anni a questa parte anche il gruppo della nazionale si è allargato, ci sono giocatrici giovani, sia già titolari che promettenti per gli anni prossimi, quindi è un movimento finalmente assolutamente in crescita e speriamo il meglio per quest'anno e per i prossimi. Noi vi lasciamo con il punto interrogativo per la finale di domani e quindi che vinca il migliore. Amiche e amici di Federcanoa.it, grande giornata quella di oggi, canoisti impegnati a Catania ma anche in Val di Sole. Noi ci troviamo qui al porto di Catania in Sicilia con Fabrizio Messina. Oggi giornata conclusiva di questi playoff scudetto, che cosa ci dobbiamo aspettare, Fabrizio? Ci aspetteremo tantissime emozioni, perché oggi si va in quelle che sono il collo d'imbuto di queste fasi finali del campionato italiano. Tante le squadre che ovviamente hanno confermato il loro percorso nella regular season, ma ci sono state anche delle gradevoli sorprese come lo Yomar Club Catania, squadra di casa che ha chiuso al sesto posto e si trova oggi a giocarsi un posto insieme alla Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace verso la finalissima.
Ecco, diciamo subito, oggi dalle 15 in diretta sul canale Facebook della nostra federazione tutte le finali, video in streaming con il commento, le interviste e tutte le curiosità da bordo campo qui da Catania, chiaramente al femminile Polisportiva Canottieri Catania che insegue il quinto scudetto consecutivo, una cosa che non è mai riuscita nella storia della canoa politaliana. Al maschile c'è il Chiavari, campione d'Italia, che vuole ovviamente arrivare qui in Sicilia per portare a casa il titolo dopo averlo conquistato l'anno scorso. Tutto in diretta chiaramente, il sole oggi non mancherà, Fabrizio, perché vediamo qui 35 gradi, si sta benissimo, e naturalmente grandi emozioni, e le squadre di casa vorranno provare però a mettere i bastoni tra le ruote a questo Chiavari. Sì, effettivamente ci sono tanti presupposti per poter creare un vero e proprio miracolo, anche perché tante società, Chiavari compreso, il Posillipo, lo Iomar, la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace, hanno attraversato dei momenti particolari quest'anno, quindi vederli qua alla ribalta verso lo scudetto fa sempre un po' d'emozione. Ed inoltre ci sarà anche una finalissima tutta catanese per il titolo femminile, insomma più di questo non si poteva sicuramente sperare. Tutto in diretta, finali Under 14, Under 18, Serie A maschile, Serie A femminile, quindi continuate a seguirci e poi ovviamente su federcanoa.it gli aggiornamenti anche dalla Val di Sole. Buona domenica ovviamente in nostra compagnia. Di domandare io un errore da chiudere ed uscire per cena con lo smontaggio dell'impianto. Vai! Oh, bisogna saltare, vai! Ma di brutto, nudi, eh? Oh, non ancora! No! C'è la tua via! Occhio, Ma oh, non è che c'è qualcosa qua sotto? Io mi giro, raga, io mi giro! Andiamo, andiamo! No, no, no! Sì. Andrea, siamo in diretta, vuol dire qualcosa ai tifosi del Chiavari che vi stanno seguendo? Grazie per averci tifato e alla prossima. L'acqua com'è qui a Catania? Pulita, dai. Come a Siracusa lo scorso anno, grande soddisfazione. Grande soddisfazione, grande squadra, grandi compagni. Peccato che poteva essere più combattuta la finale, ma i nostri avversari si sono comportati sportivamente e li abbiamo onorati con la vittoria. Dai, adesso il mare ti aspetta, buon bagno. Ogni volta mi faccio malissimo. Oh. Luca Bellini, sicuramente migliore in versione polista che migliore che in versione scalatore, dobbiamo dirtelo. Raggiungici, recupera fiato, e com'è vincere questo scudetto qui in quel di Catania? Beh, bellissimo Johnny, è stata una stagione complicata, però importante, siamo arrivati primi in regular season, dovevamo riconfermarci, non era facile, ma bravo, ce l'abbiamo fatta. Adesso l'unico vero Luca B! Adesso World Games, sempre questa maglia azzurra che è sempre un'emozione vestire e che tante emozioni ci ha regalato lo scorso anno a Siracusa e che naturalmente ci auguriamo possa regalarcene altrettante con i World Games. Sarà un appuntamento al quale arrivate come osservati speciali da campioni del mondo. Appunto, sì, certo, vincere è difficile e riconfermarselo ancora di più, però adesso in queste 3 settimane che ci separano dobbiamo far cerchio, lavorare tantissimo e dobbiamo fare bene là. Ecco, in telecronaca abbiamo detto con il marchio LB9, LB9, tante nazioni che stavano guardando la finale a casa si saranno convinte di risparmiare il prezzo del biglietto e di non venire nemmeno ai World Games, perché giocare contro dei marziani come voi forse è inutile. Magari abbiamo esagerato, però avete dato una dimostrazione, voi del Chiavari, ma anche i giocatori della Polisportiva Canottieri Catania di Siracusa e non solo, di poter arrivare in quel della Polonia con le carte in regola per far bene. Certo, massimo rispetto ovviamente anche per i ragazzi del,
del Catania, che sono una squadra fortissima. Però sarà dura, perché come dicevo prima, andiamo contro le prime squadre, le prime sette squadre del mondo, quindi è un torneo molto chiuso. Io Wargaming ho già giocati tre, quindi so che cosa vuol dire. Non sarà facile, però dobbiamo andare con questa mentalità, con questa intensità e giocare ogni partita come se fosse una finale. Game to game, possiamo arrivare in fondo. Un'ultima domanda, perché ci hanno guardato anche dalla Val di Sole gli slalomisti e i discesisti, ai quali attraverso Instagram questa mattina avevamo chiesto un po' un pronostico. Tanti slalomisti hanno provato la canoa polo, tanti la proveranno dopo queste emozioni, e in Val di Sole il pronostico tra i vari specialisti della Paline era proprio in favore dei Chiavari. Vuoi mandare un messaggio agli specialisti delle onde selvagge, magari invitandoli in mare per una pagaiata assieme? Assolutamente, ma un grandissimo rispetto per loro, perché sono davvero una disciplina fantastica, con una grandissima tecnica di canoa, e assolutamente sì, quando vogliono venire a provare, le porte di Chiavari sono super aperte, per noi è un onore. Anche perché nello slalom nelle porte bisogna passarci all'interno senza toccare i legni, quindi saranno contentissimi. Esatto. E poi tra le onde, Luca, ti lasciamo alla festa, sarà una grande notte qui a Catania, ancora grazie. Grazie a voi. Grazie Ilaria. Polisportiva Canottieri Catania ancora sul gradino più alto del podio al femminile. Allora cominciamo da qui, quali emozioni questa giornata? Beh, diciamo che giocare in casa per noi è stata una grande emozione, poter vincere comunque il quinto scudetto di fila qui davanti a tutti, proprio a casa nostra, è stato emozionante come sempre, come ogni scudetto, in particolare quest'anno però. Ecco, è stata una finale comunque non facilissima, perché contro avevate avuto un gruppo sportivo Catania che vi ha fatto sudare non poco in questa sfida. Sicuramente giocare con una squadra che conosci molto bene è sempre un po' difficile, perché loro sapevano i nostri punti di forza e le nostre debolezze, così per loro era lo stesso. Quindi sì, è stato un po' difficile, ma meglio così, è più bello quando si vince facendo fatica. E adesso da avversarie qui a Catania vi ritroverete con un giorno solo di riposo lunedì, e poi nuovamente in nazionale per l'appuntamento con i War Games. In maglia azzurra, che esperienza sarà in Polonia? Beh, allora, diciamo che abbiamo inseguito per anni questo War Games, quindi ora mentalmente siamo sulla competizione, partiremo cariche subito da martedì stesso, anzi anche lunedì mentalmente, e niente, siamo già pronte, cariche, tutte insieme, non importa squadre, compagni di squadra, niente, saremo lì tutte per un obiettivo e basta. Dopo l'esperienza mondiale di Siracusa, insomma, si torna in maglia azzurra, con quali ambizioni in Polonia? Un gruppo compatto con qualche innesto interessante? Credo che basti una parola per dire le nostre intenzioni, che è vincere. Grazie mille allora, e ancora complimenti. Sandra, tu niente, siamo in diretta su Facebook. Ma sono già caduta, mi sono già fatto il bagno. Dai, un altro. La diretta da Facebook a Fabrizio. Allora, questo PD va, questo campionato italiano, è finito. Allora, mi viene a dire solo un'espressione: cose da pazzi a Catania, successo di tutto. Le catanesi hanno raccolto quello che è stato seminato in passato. Il Chiavari è riuscito a concludere la stagione su una polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace veramente mai doma. Ha fatto una finale tiratissima, è andata così, lo scudetto va al Chiavari, ma comunque tante belle eccellenze nascono e rimangono nella massima serie.
le donne, è stato eccezionale, gli under 18, Alessandro Carannante probabilmente l'uomo che è riuscito a vincere più titoli giovanili insieme a Pierpaolo Arganese nel passato, insomma l'under 14 dei progetti importanti come quello della Polisportiva Canottieri Canali. Ringrazio tutti, ringrazio Johnny e Ilaria che sono venuti qua praticamente sotto il sole solo per passione. E allora adesso grazie Fabrizio, noi ringraziamo te, andiamo a vedere un po' le protagoniste di sì. Questa... Com'è l'acqua di Catania? Siamo in diretta su Facebook. È fresca. È fresca. Sarà così altrettanto l'acqua in Polonia nella quale andrete a pagaiare? No, l'acqua in Polonia sarà infuocata. E faremo del nostro meglio, ecco, anche lì. La soddisfazione lì. di questa vittoria. Un capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! C'è solo un capitano! Allora, siamo in diretta su Facebook. Qualcosa di Anna, portiere, forza il capitano! Forza il Catania! Siamo senza filtri su Facebook, quindi speriamo le ragazze si contengano. Roberta Catania, dimmi. In acqua, siamo in diretta su Facebook, titolo italiano, il quinto, siete entrate nella storia, quali sì. Emozioni, a parte insomma l'acqua qui a Catania che tu conosci? Sì, grandissima, ma comunque vincere è sempre, cioè, un'emozione veramente grande, perché comunque cioè, è finalizzata, cioè, no, è il raggiungimento di un obiettivo. E comunque si punta sempre oltre e sempre c'è più avanti ai World Games e dai no, e vedremo come andrà. Adesso un giorno di riposo, ha detto Francesca Ciancio, solo domani. Almeno uno, dai, ce lo concede. Non è che dico tanto. Un giorno di riposo. Poi no, sì, poi si ricomincerà appunto sì con il raduno che, cioè, che prevederà tanti allenamenti e noi non molleremo mai. E neanche noi non smetteremo di seguirvi. Grazie in mille. World Games. Ti lasciamo la festa qui a Catania. Ancora grazie più. Mille, ciao! Leoni! Ecco, loro volevamo intervistarli, ma crediamo non abbiano alcuna intenzione di uscire dall'acqua. Da Catania è tutto. Grazie per averci seguito. I report su federcanoa.it, sui canali Facebook, Instagram, Twitter. E ovviamente anche nei prossimi giorni, reso conto dagli altri campi di gara. Alla prossima.